amici, mi è arrivato l'ordine che ho fatto sul sito di Kylie, nuovo brand di Kylie. Vediamo appunto cosa ho preso. Sono molto curiosa, speriamo che sia valido, perché diciamo che con i costumi non è che avesse una buona reputazione. Comunque questo è il sacchetto, qui arriva. Ho preso solo un capo perché volevo un attimo vedere la qualità, che comunque sì, non ha prezzi pazzi, ma non è neanche così economico. Per questo pantalone l'ho pagato, mi pare, 150-155 euro. Perché, ebbene sì, è proprio pantalone! Bam! In pelle, aggressive, ma quanto picchio è lungo! Letteralmente tutta intera. Ma letteralmente faccio. Bene. Già un fail. No, comunque non sono grande fan della pelle, però i pantaloni neri in pelle mi piacciono. Di per sé il materiale sembra molto bello. My god, quanto sono lunghi. No. Che brutta cosa. Peccato, perché cioè sarebbero fighi, però mi stanno grandi. Cioè qui dietro sono larghi, che da Cali non te lo aspetti comunque. Ho preso una M. Devo prendere una S. Però tipo con degli anfibi. Secondo me la cosa che sono larghi ci può stare. Però il problema è che così non si può vedere. Poi ci sono anche tipo delle cerniere. Così è con la gamba più sottile, stretta. Però sono lunghi. Che fail. Mi sa che mi toccherà fare il reso. Non so neanche se si può fare il reso. Ma si può fare il reso secondo voi? Non li metterei. Peccato, perché la parte sopra mi piaceva. E niente amici, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo lancio, di questo brand, se vi piace. E nulla, questo era tutto. Io un po' triste, come sempre. Floppo le taglie, non c'è una volta che mi va bene. Ve li faccio vedere anche con la fotocamera esterna, perché in realtà tutti i dettagli, cioè, sono fatti molto molto bene. E dentro sono proprio felpatini, cioè tengono proprio caldo caldo caldo, quindi erano anche perfetti per l'autunno, inverno. E vabbè, qua sono fatti così e abbiamo le cerniere appunto laterali per stringere. Che peccato, sono molto sad. E vabbè, che ci volete fare?